Buonasera, il vice sindaco Marco Biagini si è dimesso. Intendo sottolineare, ha spiegato, come questa scelta sia maturata recentemente da valutazioni di tipo professionale. Il primo sentito ringraziamento lo voglio dedicare al sindaco Francesco Tosi, cui devo prima di tutto la scelta per aver riposto fiducia in me e nel mio lavoro. Ringrazio la giunta intera con la quale ho condiviso la quotidianità del lavoro sul campo, i dipendenti, i responsabili e i dirigenti del comune. Nuovo arresto per spaccio in città. A finire in manette, un 22enne magrebino accolto in flagrante mentre vendeva nei pressi dell'Happy Bar una dose di cocaina ad un 36enne tunisino, già conosciuto dai carabinieri. Per l'acquirente è scattata subito la segnalazione in prefettura. È stato assolto dalle accuse di tentato omicidio, lesioni aggravate e minacce Ili Remme, di origine albanese, coinvolto in una violenta lite con il vicino di casa in un palazzo a Fiorano a causa della gestione di un orto. L'uomo era stato colpito dal vicino e per vendicarsi ha impugnato un'accetta e si è scagliato addosso all'aggressore. Claudio Casolari, dirigente di Metco, si riconferma anche per il triennio 2018-2021 presidente di Federchimica Ceramicolor. Alla vicepresidenza, invece, sono stati eletti Angelo Lami di Inco e Daniele Bandiera di Ferro. Inaugurata a Casa Corsini la nuova sede dell'associazione Africa nel Cuore. Ecco l'intervista. Vanna, si inaugura oggi la nuova sede, il nuovo shop di Africa nel Cuore che è al primo piano di Casa Corsini. Perfetto, si inaugura oggi la nuova sede comprensiva dello shop che non è cambiato sostanzialmente nulla rispetto al passato. Ci siamo solo trasferiti in un'altra stanza più grande dove facciamo shop e sede insieme. Avete dei nuovi progetti che stanno per cominciare? Sì, è un progetto nuovo che è in atto adesso, che per il quale stiamo facendo la raccolta fondi, è la costruzione di una sala polivalente a Rumuruti che dovrebbe accogliere studenti che vanno dalla scuola primaria, quindi in teoria dalla prima elementare, fino all'università, in un villaggio adiacente a Rumuruti che si chiama Candutura, dove potrebbero avere un luogo per studiare, aggregarsi, e incontrarsi, essere di stimolo uno agli altri, più grandi per i più piccoli, e per crescere insieme, proprio come abbiamo dato il nome a questo centro, perché è questo villaggio di Candutura, dove stanno sorgendo alcune scuole, anche università costruite dallo Stato kenyota. E gli abitanti di questo villaggio vivono prevalentemente in capanne dove non c'è la corrente elettrica e non tutti hanno la possibilità di avere una lampada ad olio per illuminare, diciamo, la capanna la sera e quindi poter studiare, leggere e fare qualcosa. Quindi questo nuovo centro potrebbe essere la soluzione per ovviare a questi inconvenienti, anche per far crescere la comunità, perché crediamo che solo attraverso la scuola e l'istruzione si possa dare una possibilità, come si dice, di crescita e di vita migliore, insomma. E ora passiamo allo sport. Importante riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale per il Fiorano Calcio femminile. La squadra, infatti, durante la stagione appena conclusa, ha raggiunto la promozione in Serie C e la vittoria della Coppa Emilia. Per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a venerdì prossimo.